Buon 25 aprile, ma oggi noi da che cosa dovremmo liberarci? Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e come ogni giorno, anche il 25 aprile, qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale, facciamo un ragionamento, commentiamo una notizia, la notizia che non ti puoi perdere nel mondo dell'innovazione, però oggi vorrei girarla sul ragionamento che secondo me riguarda tutti noi e anche il nostro rapporto con la tecnologia. Ascoltate questo messaggio, per esempio. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Questo il messaggio di Sandro Pertini alla popolazione proclamando lo sciopero generale. Era insieme ad altri all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, proprio quel giorno, il 25 aprile 1945, lanciò lo sciopero generale. Ricordiamoci chiaramente che l'anniversario della liberazione d'Italia è l'anniversario della liberazione da il dominio, dall'occupazione nazifascista e ufficialmente la caduta definitiva del regime fascista. È una data chiaramente simbolica, però la domanda che mi faccio oggi, al di là di questa parte storica, che chiaramente sono l'ultimo che deve darvi un'opinione sulla storicità, ma io mi chiedo, oggi, quel messaggio della chiusura di una fase importante d'Italia, di un passaggio storico pazzesco, come noi cittadini comuni lo apprenderemmo? Come saremmo informati di una notizia così pazzesca? Non da un comunicatore radio, come all'epoca, non da un giornale che arrivava la sera, la notte o il giorno successivo, ma purtroppo forse dai social media. E quindi come sarebbe? Sarebbe un disastro. Pensate a questa informazione così potente, così da paese, buttata sui social, buttata, lanciata senza un vero mediatore di informazione, ovvero quello che serve di solito nell'informazione, tra la notizia e la persona che assume la notizia. Oggi assumiamo tante notizie, troppe, non capiamo e non c'è nessun mediatore di mezzo, a meno che non andiamo sulla carta stampata, non andiamo sulla televisione, per esempio col Mentana, il giornalista di turno, o andiamo su qualche podcast rilevante, ma deve essere rilevantissimo. Tutto il resto è sparpagliato, è suddiviso in piccoli rivoli di informazione. Quello che ci deve far riflettere oggi, una giornata così importante di liberazione, che probabilmente questa abilità di comunicazione diffusa che ci hanno dato i social media ci ha incatenato al fatto di non essere liberati, ma essere incatenati in piccole, piccolissime situazioni diverse, complementari, ma anche contraddittorie tra di loro. E quindi la riflessione va a questo. Oggi da che cosa ci dobbiamo liberare? Dobbiamo ricordare la storia, ma dobbiamo anche prendere consapevolezza che siamo in un periodo particolare. Ci dobbiamo liberare dalle generalizzazioni, dalle informazioni che non abbiamo confermato, validato, dalle classiche parole. La gente, tutti dicono, insomma, generalizzazioni. Oggi mi vorrei liberare da questo, oltre chiaramente dai populismi, dai fascismi e da tutto quello che vediamo di orribile nel mondo. Ma la palla va a voi. Come festeggerete oggi? Farete un'operazione di chiacchiera, di discussione con i vostri amici più cari, con la vostra famiglia? Vi libererete anche voi della sporcizia di informazione che oggi ci porta a essere così cattivi e soprattutto così soli? Così soli verso un futuro che però abbiamo in mano. Le rivoluzioni le fanno i giovani e le fanno le popolazioni, non le fanno i social. Buona festa di liberazione a tutti, 25 aprile, godetevelo e sfruttatevelo. Noi ci sentiamo domani mattina, ore 7, torniamo sulle news tech perché questa settimana ce ne saranno veramente tantissime. Fate i bravi, mangiate le verdure, buon martedì, buona festa, buon 25 aprile. A domani!